Ciao ragazzi, come state? Bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono veramente molto contento perché nel video di oggi vi mostro e vi insegno un effetto di magia che dovete sapere ragazzi, perché questo effetto è il classico effetto da tirare fuori nei momenti di difficoltà. Mi spiego meglio, se volete trollare qualcuno che mastica la magia, se volete trollare qualche amico che magari è da anni che vi segue, che quindi può capire un po' le meccaniche che ci sono dietro, bene, questo effetto fa il caso vostro, perché è incredibilmente impossibile. Si tratta di un effetto automatico che vi farà stupire chiunque, e ripeto, chiunque. Trattandosi di un effetto automatico, non richiede nessuna tecnica. L'unica cosa che vi dovrete ricordare è lo svolgimento, di seguire alcuni passaggi, quello è chiaro, e dovrete concentrarvi sulla presentazione e sullo svolgimento. Oltretutto, cosa molto figa, questo effetto può anche essere realizzato in mano allo spettatore, quindi può fare anche tutto lo spettatore, e questo accentua ancora di più l'impossibilità di questo effetto. Non voglio divulgarmi troppo, io c'ho Maya che mi sta facendo gli attentati. Ritorniamo a noi ragazzi, non voglio divulgarmi troppo, quindi io come sempre vi invito a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che in descrizione trovate il link del mio profilo Instagram, così facendo, se volete seguirmi, sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Oltretutto vi ricordo che è possibile anche abbonarsi al canale per una cifra molto bassa, e abbonandosi al canale avrete dei vantaggi extra, tipo video tutorial extra, tipo emoji extra, un sacco di cose extra che non sto ora qui a elencarvi. Detto questo, vi lascio alla mia intro e ci vediamo subito dopo per la performance e per il tutorial. Buona visione ragazzi! Ragazzi, oggi purtroppo non ho lo spettatore, quindi questo effetto lo farò direttamente a voi. Non so se sapete, ma io ho un amico pechinese. Così, ve lo voglio dire. Innanzitutto, un normalissimo mazzo di carte, dove tutte le carte sono diverse l'una dall'altra, e ve lo voglio anche dimostrare. Ora, non ci servirà il mazzo così tutto intero com'è, ma bensì ci serviranno due mazzetti, in questo modo qua. Ora, è molto particolare perché voi potrete scegliere uno di questi due mazzetti, o anche tutti e due, e mescolarlo come vi pare, quindi sia nel cavo della mano che all'americana, non c'è nessun problema. E la solita cosa lo potete fare anche con l'altro mazzetto, quindi prenderlo e mescolarlo in qualsiasi modo, e volendo lo potete anche tagliare. Dopodiché vi farò scegliere, anzi dopodiché voi sceglierete uno di questi due mazzetti e lo andrete a tagliare in questo modo qui. Non importa dove, potete anche prendere 3 o 4 carte e rimetterle di qua, potete prenderne una dal centro e rimetterla di qua, potete prenderne 3 o 4 dal fondo e rimetterle di qua, non ha nessuna importanza, va benissimo così. Mentre di quest'altro mazzetto io vi inviterò a scegliere una carta. Quindi supponiamo che la vostra scelta sia questa, ricordatevela bene, un 3 di fiori. E lo vado a disperdere all'interno del mazzo. Anche qui mescolo in qualsiasi modo e non c'è nessun problema. Una volta fatto questo, andiamo a ridepositare il mazzetto sopra al mazzetto che era la nostra destra e andremo a fare un miscuglio molto particolare. Vi ho detto che ho un amico pechinese, bene, questo amico pechinese mi ha insegnato a mescolare le carte in modo tale che esse vengano realmente mescolate una con l'altra. Quindi ora abbiamo preso un mazzetto e l'abbiamo messo sopra quell'altro. Per mescolarlo insieme è molto semplice, prendiamo una carta in cima e una in fondo e la andiamo a depositare. Capite bene che così facendo per forza i due mazzetti vengono mescolati, perché se noi facessimo un miscuglio nel cavo della mano molto probabilmente non tutte le carte si intersecherebbero fra di loro, mentre questo è l'unico modo per far sì che le carte vengano intersecate appunto fra di loro. Ora, fatto questo, siamo nella posizione perfetta per ritrovare la vostra carta scelta.
Ricapitolando, abbiamo diviso il mazzo in due mazzetti, entrambi i mazzetti sono stati mescolati, uno è stato tagliato, dall'altro mazzetto è stata scelta una carta, la carta è stata dispersa, dopodiché questo mazzetto è stato appoggiato su uno dei due mazzetti, anche lì poteva essere un mazzetto casuale, scelto io, ho scelto quello di sotto, ma poteva essere anche quello di sopra, e l'abbiamo mescolato in modo tale che ogni carta si intersecasse tra di loro. Cosa è appena successo? È appena successo che qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carte e esattamente l'ottava carta di questo mazzetto sarà la vostra scelta. Quindi 1, anzi ve lo ho girato di faccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che carta avevate scelto? 3 di fiori, boom ragazzi, 3 di fiori, incredibile ma vero, questo è l'effetto. Bene ragazzuoli, eccoci arrivati al tutorial. Che ve ne pare? È o non è un effetto devastante? Io credo che sia un effetto che chiunque debba avere nel proprio repertorio, cioè siamo sempre pronti per eseguire questo effetto e siamo sempre pronti per eseguire questo miracolo. È automatico, è incapibile per ora, perché ora ve lo spiegherò e vi spiegherò come tutto questo è possibile e sono sicuro che dopo che ve l'avrò spiegato sicuramente entrerà nel vostro repertorio. Anzi, voglio sapere, eccoci è arrivata anche Maya, voglio sapere se lo portate fuori, quali sono le reazioni e cosa vi dicono. Ora vediamo qual è il segreto. Innanzitutto ragazzi, la prima cosa da avere è un mazzo di carte, e fin qui è semplice. Il mazzo però deve essere completo, quindi ci devono essere tutte e 52 le carte, levate i joker, basta che sia regolamentare, quindi 52 carte. Dopodiché dobbiamo vedere qual è la 26esima carta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. In questo caso il 5 di fiori. Guarda che bellina Maya vuole partecipare al tutorial. Perché vi dico di ricordarvi la 26esima carta? Naturalmente a partire dal fondo, dalle carte E, perché noi dovremo tagliare esattamente su questa, in modo tale da avere due mazzetti corrispettivi di 26 e 26 carte. Questa è l'unica parte che vi dovete ricordare. E quindi cosa vi consiglio? Vi consiglio di già arrivare con il mazzo pronto, quindi che vi ricordate la 26esima carta, oppure come ho fatto io, porto in cima poi due carte, almeno nel mentre parliamo fa finta di mescolare il mazzo per riportarle in fondo. Questo leverà il fatto che ci possa essere un preordinamento del mazzo, anche se qui in realtà il preordinamento non c'è, perché ci dobbiamo solo ricordare la 26esima carta e niente, nulla di più. Quindi noi stendiamo le carte, ci ricordiamo che a partire dal fondo la 26esima carta è il 5 di fiori, quindi dovremo tagliare esattamente qua in modo tale di avere 26 e 26 carte. Quindi mostriamo il mazzo, quando lo andiamo a riprendere, taccate, mettiamo il pollice alla carta subito prima, continuiamo a tirare e vedete che in automatico abbiamo realizzato 26 carte. Ve le conto anche davanti a voi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Se qui ne abbiamo 26, anche di qua ne abbiamo 26, perché è un normalissimo mazzo di 52 carte. Una volta arrivati a questo punto siamo pronti per realizzare il miracolo, e da qui in poi è veramente miracolo. Il nostro spettatore potrà scegliere qualsiasi mazzetto e lo potrà mescolare, anche tutte e due, quindi potrà mescolare sia il mazzetto di destra che quello di sinistra. Dopodiché ne sceglierà uno, da questo mazzetto lo potrà tagliare, naturalmente non completare perché ci serve poi per il fatto dello svolgimento dell'effetto, quindi supponiamo che scelga in questo caso il mazzetto di sinistra che lo vada a tagliare. Anche qui può tagliare in qualsiasi posizione, può tagliare poche carte, ne può tagliare di più, può tagliare un numero bassissimo e poi magari andare a aggiungercene un paio, cioè non c'è veramente nessun limite per questo effetto, e la potenza di questa magia è proprio questo, che non c'è nessun limite. Una volta soddisfatto, noi prendiamo l'altro mazzetto e gli andiamo a far scegliere una carta. Supponiamo che la carta scelta sia l'asso di quadri. Qui c'è un altro passaggio chiave, perché noi la carta scelta la dobbiamo portare in ultima posizione. Quindi come fare? Bene, una volta che lo spettatore ha scelto la carta, boom, andiamo a mescolare e l'abbiamo appena controllata in ultima posizione. Dopodiché rimescoliamo ancora, trattenendola in ultima posizione, e mescoliamo. Ok? Semplicissimo, abbiamo trattenuto la carta del nostro spettatore in ultima posizione.
Dopodiché, questo mazzetto qui lo potremo consegnare allo spettatore o lo potremo tenere noi in mano e faremo scegliere proprio allo spettatore su quale mazzetto andare a depositarlo. Quindi, ancora una volta, libera scelta dello spettatore. 80% delle volte vi dirà di metterlo sul mazzetto più grande, quindi boom, lo mettete sopra e qui parte la storia. Perché vi ho detto dell'amico pechinese? Naturalmente è tutto inventato, non è vero, ma per raccontarci una storia, per giustificare questo passaggio qui, quindi di mescolare carta in cima e carta in fondo. Come fare? Bene, è stato molto semplice, ho realizzato la storia sul fatto che ho un amico pechinese che lui, per mescolare le carte in modo tale che i due mazzetti vengano intersecati fra di loro, fa questo miscuglio qui. E quindi abbiamo giustificato questa mossa. La possiamo fare noi e poi possiamo far continuare al nostro spettatore, basta che vengano finite le carte e che venga finito il mazzetto esattamente in questo modo qui. Quindi no, Maya, ora no, scusami. Quindi carta in cima, carta in fondo, carta in cima, carta in fondo, carta in cima, carta in fondo, fino al termine appunto del mazzetto. Ok? Quindi carta in cima, carta in fondo. E queste sono le ultime due, carta in cima, carta in fondo. E grazie a questo miscuglio qui noi ora abbiamo esattamente la carta scelta dal nostro spettatore al numero che corrisponde, scusatemi, al mazzetto che non è stato toccato, che ha tagliato appunto il nostro spettatore. Incredibile, ma in realtà è così. Abbiamo giustificato tutto, rifacciamo un check up di ciò che è successo, quindi due mazzetti tagliati, entrambi mescolati dal nostro spettatore, lo spettatore uno l'ha diviso in due, quell'altro ha scelto una carta, ridispersa, rimessa sul mazzetto scelto dal nostro spettatore, intersecate fra loro le carte e magari fatte intersecare anche dal nostro spettatore per arrivare a questa posizione qui. Questa posizione è perfetta perché nel mazzetto che lui ha tagliato abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carte e se noi contiamo 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, troviamo la carta del nostro spettatore. Wow, stupendo. Guarda, anche Maya è incredula. Guarda, sì, è proprio quella, la carta che avevi scelto, che avevamo scelto all'inizio, l'abbiamo ritrovata. Hai visto, Maya? Ti è piaciuto anche a te questo effetto? Di la verità, di la verità. Spero vi sia piaciuto anche a voi, ragazzi. Cos'altro dire? Io non ho nient'altro da aggiungere, quindi vi invito, anzi è bene che mi fermo perché sennò qui Maya mi distrugge tutto, scusate. Bene ragazzuoli, eccoci arrivati al termine anche di questo video, io spero vi sia piaciuto e spero vi sia utile, se così è stato lasciate un bel like, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale e che dire, fatemi sapere se portate questo effetto ai vostri amici, ai vostri parenti, insomma ai vostri conoscenti, quali sono le reazioni, scrivetemele nei commenti perché ci tengo veramente tanto in quanto considero questo effetto una perla della magia che è utile per qualsiasi caso e per fulare chiunque. Detto questo, io vi mando un abbraccio virtuale, ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzuoli!